Salve a tutti ragazzi, da The Name Before Tokyo, oggi è giovedì e parliamo del 761 intitolato Ope Ope no Mi, il frutto Ope Ope. Allora, premessa, per tutte le cazzate che dirò in questo video, vi chiedo scusa, ma questo è un capitolo che veramente mi ha lasciato senza fiato, mi ha lasciato sbigottito e la frase che potrei scrivere su questo capitolo come commento è non so dove sbattere la testa. Comunque, voglio provare lo stesso a fare il mio classico video commento, anche se questa volta ovviamente i punti interrogativi sono più del solito. Diciamo che Oda è un genio e bravo proprio in questo, cioè ogni volta che ci rivela una cosa, ogni volta che ci rivela un mistero, ce ne propone altri tre più grossi, quindi alla fine rimaniamo con un pugno di mosche in mano. Ma se non fosse così, appunto, One Piece non sarebbe così bello e non ne staremmo qui a parlare. Quindi, fatta questa piccola premessa, voglio dire una cosa sulle mini avventure, ecco. Visto che ho già visto molte persone che stanno tirando in ballo il discorso Kaido relativo agli animali e ai mostri marini, io penso che Kaido possa entrarci. Ovviamente, quelli che abbiamo visto nella mini avventura sono semplicemente dei mostri marini e non degli umani che hanno mangiato degli Zoan, perché altrimenti non potrebbero chiaramente nuotare. Però, se vi ricordate, il poter manovrare le bestie non è un potere che ha solamente Shiraoshi, ovvero un'arma ancestrale. Lei lo ha per quanto riguarda i re del mare, ma quelli sono a livello più alto. Ma se vi ricordate, lo stesso Jinbe, che legge il giornale, ha dalla sua il potere di poter manovrare gli squali balena. E se vi ricordate, lo stesso Arlong, quindi un uomo pesce sicuramente non tra i più forti, aveva il potere di indirizzare le azioni della mucca marina Mu, appunto, nella prima parte del viaggio dei nostri eroi ad Arlong Park. Quindi, se ci riusciva Arlong e ci riesce Jinbe, perché non Kaido, che appunto è chiamato il re delle bestie e sul quale non sappiamo neanche finora quale sia la sua vera natura, in quanto sia umano, in quanto non sia umano, potrebbe benissimo anche lui essere capace di manovrare i mostri marini. Quindi potrebbero essere stati appunto manovrati da Kaido, perché no? Comunque questo lo sapremo più avanti. Per il resto, in questo capitolo, ovviamente la parte più succosa è quella relativa al flashback e al discorso di Doflamingo. Prima di questo voglio fare giusto due piccole considerazioni, una sulla frase di Miner, anche lì molto dibattuta, che riguarda Fujitora. Ecco, non stiamo a farci troppe seghe mentali su questo, perché secondo me Miner si riferisce semplicemente al fatto che Fujitora, essendo uno degli ammiragli, è uno appunto dei massimi poteri della Marina. Quindi, senza ulteriori seghe mentali su questa frase, ecco, anche perché le cose, le materie, diciamo, delle quali possiamo segarci mentalmente in questo capitolo sono ben altre, quindi lascerei un pochino quella frase, diciamo, per quello che è. Quindi semplicemente si riferisce al fatto che Fujitora è un ammiraglio e quindi massimo potere della Marina. Oltre questo, ecco, il discorso ovviamente di Doflamingo mi ha lasciato molto perplesso e per certi versi mi ha esaltato, per certi versi mi ha fatto un po' storcere il naso. Ecco, tra l'altro, tutti quelli che, altra piccola parentesi, che si stanno lamentando del fatto che Ruffy le stia prendendo semplicemente da una copia, ragazzi, vi vorrei ricordare che siamo solamente all'inizio. È normale che Ruffy le stia prendendo, anche perché non è arrivato ancora il momento delle mazzate vere e proprie. Ora è il momento del flashback, tra l'altro molto atteso anche da me. E dopo magari verranno fatti vedere gli scontri minori e infine si arriverà al climax, allo scontro finale. Quindi, per vedere Ruffy spaccare le chiappe ad Doflamingo, bisognerà ancora attendere molto. Io sono sicuro che avverrà, ma ancora non è il momento. Parlando appunto del discorso di Doflamingo, la cosa che mi ha proprio traumatizzato, tra virgolette, è stato il cosiddetto tesoro nazionale. Ecco, che cos'è questo fantomatico tesoro nazionale che possiede Doflamingo e che ha fatto cambiare il volere nei suoi confronti dei draghi celesti? Tra l'altro, ecco, anche qui piccola incongruenza, almeno per ora sembra un'incongruenza. Com'è possibile che i draghi celesti non siano riusciti, visto che loro possono anche manovrare gli ammiragli, a sbarazzarsi di un Doflamingo bambino? Ora mi viene spontaneo pormi questa domanda. Detto questo, appunto, con questo tesoro nazionale unito al potere dell'Ope Ope, Doflamingo dice di avere il potere di dominare il mondo. Ma cioè, che cosa vorrà dire? Non ne ho la più pallida idea. Ragazzi, fatemi sapere voi quello che ne pensate qui sotto. Io sinceramente non so dove sbattere la testa, lo ripeto. Però la cosa molto interessante che scopriamo appunto è che il potere del frutto Ope Ope ha un potere cosiddetto definitivo, cioè quello di donare l'eterna giovinezza o l'immortalità. Anche qui il discorso è ancora controverso, nella traduzione dei Lupi Team sembra riferirsi appunto all'eterna giovinezza, anche se io mi chiedo che senso ha un potere del genere in One Piece, dove praticamente l'immortalità ce l'hanno tutti o quasi, andatelo a chiedere a Pell o a Mr. Chu o a tutti gli altri personaggi
come il povero Pagaia, che dovrebbero essere morti da un pezzo e invece sono ancora vivi e vegeti. Ecco, un potere come questo, da un lato mi sa un pochino troppo di Dragon Ball, tra virgolette, e dall'altro lato, ecco, mi sembra inutile in un mondo come quello di One Piece. Quindi non mi è piaciuta, lo dico, non mi è piaciuta questa scelta di Oda, appunto, di attribuire un potere del genere al frutto Ope Ope, premesso che ancora non sappiamo esattamente cosa comporti, però fino adesso questa scelta non mi ha convinto molto. Quello che mi ha convinto invece, per quel pochissimo che abbiamo visto finora, è il personaggio di Corazon. Dal flashback ambientato appunto 16 anni fa, quindi 3 anni prima della morte di Corazon, scopriamo una cosa molto importante, ossia che Law aveva solamente all'epoca 2 anni e 3 mesi di vita. L'illazione più frequente che ho sentito fare in questi minuti è stata appunto quella che Corazon avesse il vecchio potere dell'Ope Ope e si sia sacrificato per curare la malattia di Law, ma questa è una cosa secondo me infondata, in primo luogo perché appunto Law sarebbe dovuto morire ben 9 mesi prima rispetto a quando è morto Corazon, e in secondo luogo perché a quanto ne sappiamo Corazon è stato ucciso da Doflamingo. Quindi io penso a questo punto che Corazon possa aver curato effettivamente Law, ma senza ricorrere al potere ultimo del frutto Ope Ope, anche qualora Corazon avesse mangiato l'Ope Ope, e anche su questo non ci metterei ancora la mano sul fuoco. Ecco, le probabilità sono secondo me al 75%, ma ancora la certezza secondo me non ce l'abbiamo. E tra l'altro, ecco, ennesimo mistero, Corazon era probabilmente il secondo Corazon, quindi a questo punto c'è ancora il punto interrogativo grosso come una casa del primo Corazon da risolvere, tra le altre cose. Da questo capitolo vediamo un pochettino la caratterizzazione del personaggio di Corazon. In primo luogo voglio parlare un attimo del suo aspetto estetico, perché in molti hanno fatto notare come si è ispirato a due personaggi. Da una parte appunto il Joker del Cavaliere Oscuro, appunto del film, con il taglio intorno alla bocca e il trucco, e dall'altro lato a Eric Draven, il personaggio appunto del supereroe del Corvo. Quindi due personaggi sicuramente che hanno molti chiari oscuri, che sono molto diversi tra loro e che sono stati chiaramente usati per fare l'assemblaggio del character design di Corazon. Detto questo, ovviamente i parallelismi finiscono qui, perché altrimenti Diamante sarebbe un cantante e Gaudenaire sarebbe un rapper, per cui il fatto che si ispiri fisicamente a certi personaggi non significa che debba avere anche il carattere proprio di questi personaggi. E in questo capitolo vediamo anche un assaggio di quello che è un pochino il suo carattere. Ora, io non vorrei sbilanciarmi troppo, però secondo me potrebbe essere usato un personaggio come Corazon per trattare un tema delicato, sappiamo che Oda fa queste cose, come quello dell'autismo in One Piece. Sapete benissimo, credo, che cos'è l'autismo, e chi sa un pochettino in cosa consiste sa che le persone autistiche principalmente non parlano, hanno atteggiamenti magari buffi, a volte possono risultare violenti, ma più che violenti, diciamo istintivi in certe manifestazioni, e appunto possono sembrare apparentemente stupidi, ma in realtà stupidi non lo sono affatto. In questo capitolo Corazon viene proprio descritto come uno stupido da Diamante e da Trebol, che sembrano avere poco rispetto appunto di questo personaggio, nonostante sia il fratello minore del loro boss. Ora, se effettivamente Corazon fosse un richiamo un pochettino anche in parte alla tematica dell'autismo, potrebbe essere benissimo tutt'altro che stupido, anzi io sono convinto che effettivamente sia così. Un altro parallelismo che ho notato in questo capitolo è un pochettino quanto abbiamo visto con il flashback di Ace. Quindi Ace, che dapprima odia Barba Bianca, lo vede come un obiettivo da raggiungere, una testa da tagliare, e successivamente, dopo averlo conosciuto meglio, aver conosciuto la sua grandezza, la sua natura, se ne affeziona fino a vederlo come il proprio idolo. Mi sembra un pochettino la stessa cosa che è avvenuta con Corazon, con Law, e Corazon, appunto. Law in questo flashback appunto viene scagliato via da Corazon, un pochino come vengono malmenati anche Buffalo e Baby Five, ma vorrei farvi notare che la stessa Baby Five, subito dopo essere malmenata, va lì a offrire gioiosamente il tè a Corazon, quindi è un personaggio che comunque nella sua particolarità non riesce a farsi volere male, e questo lo vedremo nei prossimi capitoli. Comunque, ecco, anche Law inizialmente lo vede come un nemico probabilmente, poi successivamente lo vedrà come il suo salvatore. E io voglio azzardare un'ipotesi: magari questo
Questo aspetto non emergerà solamente per il fatto che Corazon abbia curato la malattia di Law. Secondo me emergerà prima. Infatti, se voi vi ricordate, c'è un certo Vergo che da 15 anni è infiltrato in Marina, ma 16 anni fa era ancora membro effettivo della ciurma, quindi dovremo vederlo a breve. E sappiamo che Vergo ha traumatizzato, tra virgolette, Law. Quindi chissà se magari proprio dopo questo trauma inferto da Vergo e chissà quali altri membri della Doflamingos Family a Law non sia stato proprio Corazon l'unico. Nel suo essere così, magari silenzioso, nel suo essere così particolare, ad essere stato l'unico conforto per il giovane Law, che da quel momento può averlo visto comunque come un maestro. Questa è una pura illazione, vedremo se sarà confermata o meno. Tra l'altro, ecco, una cosa che sono curioso di sapere è qual è stato il trauma che ha causato questo atteggiamento di Corazon. Quindi, se è stato magari la morte della madre o l'uccisione del padre da parte del fratello, e in quel caso. Mi sembra appunto strano che Corazon sia stato così vicino a Doflamingo per tutti questi anni, fino a che appunto non l'ha ucciso. Deve esserci sicuramente qualcosa sotto, ecco. O non ha visto il fratello uccidere il padre, ma mi sembra difficile, oppure effettivamente Corazon ha covato dentro di sé una rabbia nascosta verso Doflamingo per tutti questi anni. Lo vedremo nel proseguio. Purtroppo non lo vedremo la settimana prossima perché, ahimè, settimana prossima c'è pausa, quindi staremo 2 settimane ad arrovellarci con 10.000 dubbi in live, gruppi, pagine, eccetera, eccetera. E questo comunque è anche il bello di One Piece. Tra l'altro vi do i contatti qui sotto, come al solito, la mia pagina Facebook, dove possiamo discutere un po' di tutto, non solo di One Piece, ma un po' di tutto. Ve la metto qui sotto, lasciate magari un like se vi va, così possiamo interagire anche lì. E niente, mi aspetto ovviamente qui 10.000 teorie, perché so che ne verranno fatte a secchi dopo questo capitolo, e ci vediamo per il commento al prossimo, però purtroppo fra 2 settimane. Un saluto a tutti, ragazzi, e Corazon è un figo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.